Ma si può la te. Lo bombardo te. Ehi, faina se. Ehi, Hanno quella, Stanno a recare. È che l'hanno fatta. Con la sfida va anche a recare. E tu capago, preparato papà? Sì, riesce a preparare. Nella mattina degli ultimi giorni di carnevale, gli uomini che desiderano interpretare il personaggio dei Turpos si recano a chiedere in prestito da persone amiche gli elementi del costume che caratterizzano quella maschera, figura centrale del carnevale di Orotelli, in provincia di Nuoro. Attualmente vengono organizzate due sfilate di carnevale che si svolgono in due giornate diverse e che si concludono rispettivamente nella parte alta e nella parte bassa del paese. Questa botte è destinata a contenere il vino che i Turpos offriranno al pubblico al termine della sfilata. La preparazione del mascheramento avviene in pubblico. Il costume dei Turpos è strettamente codificato e non ammette praticamente varianti individuali. Esso comporta innanzitutto l'annerimento del viso, ottenuto mediante sughero carbonizzato su un fuoco acceso per l'occasione. Per realizzarlo, i Turpos si aiutano a vicenda. Sopra la giacca e i calzoni di fustagno nero, essi indossano un pesante gabbano, anch'esso nero, fornito di cappuccio che verrà calato sul volto, nascondendolo in parte. Di qui probabilmente il nome di Turpos, che significa ciechi. Sì,
L'abbigliamento è completato dagli scarponi e dai gambali di cuoio. È dunque il vecchio abito da lavoro dei contadini e dei pastori. Tutta la sfilata sarà dominata dal frastuono dei campanacci di bronzo e di ferro, dalle fogge, dalle dimensioni e dalle sonorità più diverse, che i turpos portano fissati ad una cinghia di cuoio, messa a tracolla. Nel mondo pastorale tradizionale, questi sonagli servono a identificare i singoli capi di bestiame e sono oggetti carichi di particolari valori simbolici. Sulla schiena di una coppia di turpos viene legato un giogo. Servirà per attaccarli ad un aratro di foggia tradizionale che essi trascineranno lungo la strada durante la sfilata. I turpos agiscono a gruppi di tre. Due di loro, che interpretano la parte dei buoi, si terranno abbracciati, formando una coppia inseparabile, trattenuta dal terzo che interpreta la parte del contadino, mediante la corda o la cinghia di pelle che essi si sono avvolti attorno alla vita. Uno stesso mascheramento serve dunque a caratterizzare l'uomo e l'animale. Tutti i comportamenti dei turpos si svilupperanno sulla base di questo contrasto tra i buoi e il contadino, dando luogo ad una serie di azioni, sostanzialmente codificate, ma che vengono realizzate con innumerevoli varianti, determinate dalle diverse situazioni rispetto agli spazi, alle cose, alle persone del pubblico, oltre che dalle capacità di improvvisazione dei mascherati. I turpos avanzano di corsa con un caratteristico passo saltato che fa risuonare i campanacci. L'atteggiamento riottoso e ribelle dei buoi si esprime in molti modi. Essi si buttano a terra, cozzano gli uni contro gli altri, scalciano contro il contadino, che li percuote col bastone o li lega a un palo o a un albero.
Mentre il loro padrone tenta inutilmente di trattenerli, i buoi cercano di entrare nelle case. Invadono gli spazi abbandonati, si bloccano davanti a ostacoli immaginari. Oppure si fermano a bere alle fontane, con straordinari effetti grotteschi determinati dall'accostamento di atteggiamenti umani e animali. O più spesso si gettano su qualunque spazio verde essi incontrino al margine della strada, riempendosi la bocca di erba. Comportamenti analoghi vengono tenuti anche dai turpos aggiogati all'aratro, che trascinano fuori dalla strada, fingendo per esempio di arare qualche terreno adiacente. L'aggressività dei buoi si manifesta anche come violenza sulle cose, espressa in forme spettacolari, ma in realtà sempre strettamente controllata. Assalti che si limitano ad atti del tutto simbolici vengono rivolti anche a spettatori fra il pubblico, soprattutto ragazze. Sembra che questi comportamenti riguardino in particolare persone estranee alla comunità. Uno dei turpos porta con sé un banchetto con gli arnesi da maniscalco. Di tanto in tanto, con l'aiuto del contadino, egli blocca uno dei buoi e, vincendone la resistenza, gli applica un ferro inchiodandoglielo al tacco dello scarpone. Qualche volta anche un uomo del pubblico viene costretto a subire questa ferratura.
Un comportamento che si ripete di frequente è quello della cattura di un uomo fra il pubblico, che viene accerchiato da un gruppo di turpos, in questo caso buoi e contadini appaiono solidali, e trascinato nel bar più vicino, dove sarà costretto a offrire da bere. La scena può avere sviluppi molto diversi, anche in funzione della maggiore o minore resistenza opposta dal catturato. Quello qualche volta può succedere anche di sbagliare, perché magari io penso anche questo, qualche volta magari ci sono ragazzi, giovani e tutto, lo prendono uno lì e si fanno invitare, lo fanno entrare in un bar a forza, però devono pensare che uno magari, perché nei nostri paesi a volte può succedere anche questo, può darsi che in questo bar uno non abbia voglia di entrarci e non è che lo debbano fare, devono capire insomma queste cosettine che poi sono anche delle fesserie, però ci devono stare attenti, ma non è che succeda niente di straordinario, insomma, nulla di grosso. Via. Un tempo nel carnevale erano presenti altri tipi di maschere tradizionali. Una di queste era su eritaio, il riccio, recentemente reintrodotta da un appassionato orotellese, Lorenzo Pusceddu. Seritaio è una maschera che è scomparsa presumibilmente intorno al 1850. E de Seritaio ne parla Pri de Merck in un suo saggio sulle tradizioni rotellesi, però ne parla solamente senza descrivere la sua foggia. Siccome ho sempre avuto l'interesse per le maschere della mia comunità, mi sono preoccupato di fare qualche indagine e attraverso le testimonianze di alcune anziane, in particolare donne, sono riuscito a sapere intanto la foggia, il costume che indossava e soprattutto il rituale. Il rituale serviva soprattutto per capire o almeno intuire quale poteva essere il senso di questa maschera. In effetti la testimonianza parla di Seritaio come una maschera che indossava un saio bianco
con maschera rossa e intorno al collo aveva una collana con tappi di sughero coperti di riccio, di pelle di riccio conciata. Seritaio nel suo rituale rincorreva le donne e le abbracciava. Sono Seritaio, s'agivano da soli o in gruppi? Sicuramente erano dei gruppi. Gruppi di ritaio che uscivano come escono i turpo. Il problema per ricostruire gli ritaio è soprattutto di tipo legislativo. Infatti l'abbiamo ricostruito in notevole ritardo perché il riccio è una specie protetta, quindi difficilmente utilizzabile per ricostruire la maschera. Io ho avuto un'autorizzazione dal comitato caccia provinciale per la cattura, diciamo, per l'utilizzo di due ricci per la ricostruzione di questa maschera. In base alle sue informazioni, esistevano delle altre maschere codificate come possono essere attualmente i turco? Sì, ne parla sempre in questo saggio del sacerdote Mer, che parla dei Tintinnaios e dei Burraios e delle maschere gentili di Soscusinos. Cusinos non erano altro che le maschere in costume tradizionale femminile e maschile, mentre che i Tintinnaios o portatori di tintinni, cioè di campanacci, non siamo ancora riusciti a ricostruire quale fosse veramente la loro foggia e non siamo riusciti ancora a ricostruire neanche quella dei Burraios. Un'altra categoria di travestimenti sembra continuare in forme moderne la tradizione delle maschere gentili, dei Cusinos e delle Damas. Nei loro costumi esse privilegiano gli elementi dell'eleganza e della fantasia, con arditi accostamenti di colore. Il volto è sempre nascosto da una maschera, magari costituita da un passamontagna o da un semplice sacchetto di tela con tre fori. Il loro comportamento esclude qualsiasi forma di aggressività. Questi ruoli possono essere ricoperti sia da uomini sia da donne. Talvolta le persone così mascherate entrano nelle case senza farsi riconoscere. Gli ospiti offrono loro da bere, tentando di indurle a togliersi la maschera. Qualcuna finisce per acconsentire a farlo, ma altre difendono ad oltranza il proprio anonimato. A chi mi piace? Nicola. Qual è Nicola? Riconoscere almeno qualcuno, insomma. L'anno scorso però gliel'abbiamo tolta. La regola è quella, che uno almeno si deve fare il conto. L'anno già capato. Il padrone del caso. Attirato di morire. Non siamo quelli del tutto. E che cos'è? Tipiche del carnevale di Orotelli sono anche le maschere a cavallo. I loro travestimenti sono spesso particolarmente elaborati, ma talvolta essi sono invece ottenuti con mezzi elementari. Anche questo ruolo può essere sostenuto sia da uomini sia da donne. Per non farsi riconoscere quando qualcuno offre loro del vino, alcuni di questi mascherati usano per bere una cannuccia.
tempo le maschere a cavallo prendevano parte al gioco d'essa Buddha. A una corda tesa attraverso la strada principale del paese veniva appesa una gallina viva e i cavalieri lanciati al galoppo dovevano cercare di afferrarla. La gara si ripeteva più volte. In alcuni anni viene messa in scena la complessa cerimonia del funerale di Carnevale. Una maschera che raffigura il Carnevale morente viene trasportata su un carretto festosamente addobbato, accompagnato da un finto sacerdote e seguito da un gruppo di dolenti. La moglie di Carnevale manifesta il suo dolore in una parodia del pianto funebre tradizionale. Il gioco della pentolaccia, sapadedda, che un tempo era tipico del mercoledì delle ceneri, fa ora parte dei divertimenti degli ultimi giorni del carnevale. La sfilata delle maschere si conclude nelle piazze principali del paese, con distribuzioni gratuite di vino e di cibi tradizionali e con il ballo al suono dell'organetto. Thank you.
Nelle prime ore della notte, alcuni degli uomini che durante la giornata hanno interpretato il ruolo dei Turpos si riuniscono nella vecchia sede del loro gruppo e tornano a travestirsi per poi uscire nelle strade. Questa volta senza legarsi tra loro. Custa, se tra un mese di schifo. Bussano alla porta di case amiche, chiedendo offerte di cibi con la formula tradizionale, suou o sabudda, l'uovo o la gallina. Nelle prime ore della notte, alcuni degli uomini che durante la giornata hanno interpretato il ruolo dei Turpos si riuniscono nella vecchia sede del loro gruppo e tornano a travestirsi per poi uscire nelle strade. Questa volta senza legarsi tra loro. Custa, se tra un mese di schifo. Bussano alla porta di case amiche, chiedendo offerte di cibi con la formula tradizionale, suou o sabudda, l'uovo o la gallina.
Vengono fatti entrare e i padroni di casa offrono loro da mangiare e da bere e regalano insaccati, formaggi, bottiglie di vino. I Turpos ripongono in una sacca, anch'essa chiesta a prestito, i doni ricevuti, che successivamente consumeranno in comune. Passa anche questo, vai. Dopo lo giocare posso affrontare qualsiasi cosa. Turpo, non turpo. Ecco, su Messina, non me la vuoi. Che vedi?
Chi ti dico? Grado chi? Allora, Ciao, va. Aspetta, mi sono in alto.